Gli interventi inizieranno il 2 di novembre ed è particolarmente significativo perché si tratta di un'intersezione, quella tra Via Dante, Via Don Milani e Via Rossini, particolarmente frequentata sia dalle autovetture ma anche dai pedoni. Dobbiamo ricordarci che ormai da qualche anno opera lì vicino la Casa della Salute e la sede della CRT, della Clinica di Riabilitazione Toscana, che ovviamente fa confluire diversi cittadini, non solo teranovesi ovviamente, ma provenienti anche da altre zone. E quindi era necessario assolutamente intervenire. Ricordo che questi lavori verranno finanziati per metà con risorse regionali, perché, come dico spesso, è importante essere capaci anche di intercettare i finanziamenti degli enti sovraordinati per poter dare risposte concrete ai bisogni dei nostri cittadini. I lavori dureranno circa 90 giorni e ovviamente è nostro impegno garantire che la durata non ecceda questo termine, in modo tale da dare quanto prima una risposta alla nostra cittadinanza, alla nostra comunità.